Per noi è stata una famiglia, ma come ci sono state anche altre famiglie prima di loro, che ovviamente hanno rappresentato, oltre che per noi, però un esempio di umanità straordinaria. Una storia di coraggio e solidarietà raccontata oggi agli studenti dell'Istituto Varchi di Montevarchi. È quella di Bista e Stella Nepi che nel loro casolare di campagna a Montevarchi tra il 1943 e il 1944 diedero rifugio ad Enzo Tagliar, giovane ebreo fiorentino, proteggendolo così dalla persecuzione razziale del nazifascismo. Senza impugnare le armi, ma con il coraggio morale, con l'opposizione silenziosa, il boicottaggio, l'assistenza fornita ai nemici del fascismo e del nazismo. Anche mio padre all'epoca era in guerra. Forse per i miei nonni questo era come rivedere nel signor Tagliar il proprio figlio, che è rimasto poi per sempre. Lo scorso aprile i due coniugi erano stati riconosciuti giusti tra le nazioni, la più alta onorificenza civile di Israele. In questo momento forse è ancora più importante, perché abbiamo bisogno di testimonianze vere per capire quali sono i veri valori che i nostri giovani devono perseguire. Sono loro che diventeranno gli adulti e porteranno avanti l'umanità. Faranno le leggi, saranno dei politici, ma anche solo dei cittadini che dovranno sapersi rapportare con chiunque, con l'essere umano. È una lezione di educazione civica per far capire quanto poi sia fondamentale e sia possibile avere il coraggio di salvare l'altro, anche qualcuno che rischia di mettere a repentaglio la propria vita. Un momento storico come questo direi che riporta alla memoria il passato. E in maniera forse ancora più importante, perché qualsiasi guerra, dietro alle guerre ci sono solo criminali, da una parte, dall'altra, ovunque. Nel dopoguerra scrisse di quelle vicende nell'autobiografia 1943, I giorni della pioggia. Qual è il messaggio che vuol dare a questi ragazzi? It's the fact that... Che due persone normali hanno fatto cose straordinarie, cambiando vite ed esistenze.